L'incontro di oggi è un incontro per parlare di turismo e di subacquea, organizzato nell'ambito della manifestazione di Assonautica, la staffetta nautica per un paese unito dal mare, e chiaramente quando si parla di mare in Italia si parla anche di turismo e di economia. Un evento che vede il protagonista Sagitta Editrice, quella che edita la rivista Mare che avete tutti quanti sulla sedia dove siete adesso, in collaborazione con la provincia della Spezia e la festa della Marineria. Questo evento è un evento particolare perché lancerà un progetto nuovo, e quindi è importante anche parlarne a giovani, perché è un progetto che parte oggi e sarà il futuro, deve essere un vostro lavoro futuro, ed è un progetto che stiamo dando come innovativo. Ecco, prima di iniziare penso che sia giusto dare la parola al presidente di Assonautica, il dottor Cristino Scardigli, il quale un pochino è l'uomo che ha dato il via a questa giornata. Grazie, grazie Vignano. No, un saluto molto breve per dire che Assonautica è impegnata in questi tre giorni sull'iniziativa della staffetta nautica, e cioè questa bandiera che rappresenta l'interesse del paese per il settore marittimo e per il settore nautico. Questa bandiera italiana particolare viene portata da Savona fino a Roma, da Imperia fino a Roma, sul versante tirrenico, circumnavigando anche l'isola della Sardegna, e contemporaneamente la partenza da Trieste, circumnavigando l'Italia e anche la Sicilia, arriverà a Roma il 26 giugno, firmata una pergamena da tutti i prefetti delle aree nella quale avviene la sosta della bandiera, e alla fine è portata al Presidente della Repubblica, che ha dato il proprio patrocinio a questa manifestazione. Quindi siamo impegnati in questi giorni, in queste settimane, al trasporto di questa bandiera e a tutte le cerimonie che avvengono nei vari porti, e questo a significare che anche la nautica concorre a rendere solenne questo anno delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia attraverso la nautica, e quindi il mare unisce anche, è un altro elemento di unione per questo paese. Nell'ambito di questa manifestazione, la bandiera che è ora la Spezia e che è presente, che potete vedere giù nell'atrio della provincia e della prefettura, questa manifestazione è presente ora alla Spezia, appunto la bandiera partirà domani per Marina di Carrara, poi proseguirà per Livorno, poi intorno alla Sardegna, poi a Grosseto, poi a Viterbo, poi infine a Ostia e poi dal Presidente della Repubblica insieme a quella dell'Adriatico. E nell'ambito di questa manifestazione abbiamo deciso di fare questo convegno di cui parlava prima Vignali, questo convegno con la rivista Mare, che io sottolineo come uno degli elementi di eccellenza del nostro territorio. Io qui vorrei congratularmi con il direttore generale Toia e i suoi collaboratori per questa rivista che dà dignità al nostro territorio con le sue pagine patinate, ma soprattutto con i suoi contenuti. E quindi ci è piaciuto fare questo convegno con questo elemento di eccellenza, e poi non parlare vagamente del nostro territorio, ma appoggiare un'iniziativa molto importante come quella appunto del deporre alcuni relitti nel fondo del mare Spezzino, fuori della diga, per ripopolare dal punto di vista faunistico il nostro fondo, e quindi incentivare il turismo subacqueo, che è un elemento di eccellenza anche in questo senso e di forza per molti territori, lo è in parte anche per il territorio della Spezia, ma che attraverso questo intervento può diventare esponenziale nei suoi dati. Ecco, quindi oggi parliamo di una cosa molto concreta, e ci fa piacere come Assonautica poter essere un veicolo e uno strumento di incentivazione di un programma così importante per il nostro territorio. Concludo dicendo che vorrei esprimere un ringraziamento e felicitazioni al Nautico della Spezia, che non soltanto ci ha supportato nella giornata di ieri e ieri sera ad incontrare i ragazzi del Nautico di Genova, ma che stamattina è, come si può vedere, copiosamente presente. Saluto nel frattempo il prefetto che farà poi un intervento dopo quello dell'assessore Antonelli della provincia,
e i ragazzi che, a cui noi guardiamo con molta attenzione perché rappresentano la parte, diciamo così, del futuro tecnocratico rispetto al problema mare. Quindi grazie a tutti, congratulazioni, anche io mi accingo a sentire con interesse la proposta di mare. Grazie Presidente. E a questo punto, visto che siamo ospiti della prefettura, e questo si parla anche di economia, penso che l'assessore Antonelli sia la persona che possa dare tanto il benvenuto in casa sua, ma possa dare anche la continuità a questo progetto a livello di immagine. Io vi ringrazio, mi porto i saluti del Presidente che oggi non può esserci, era dispiaciuto, ma è un po' rispetto. Ma io, giusto due parole, perché poi voglio, è giusto dare spazio a chi poi parlerà nel tema nel merito. A me fa piacere, sono orgoglioso di essere qui oggi per due motivi. Prima di tutto perché riconosco in Astronautica una valenza sulla città in particolare, perché l'Astronautica ricopre una serie di esigenze di chi ha la barca, la nautica sociale, quindi quelle piccole barche che non sono né a Porto Lotti, né a Mirabello, né altrove, ma che è importantissima per la città. E dal punto di vista del lavoro, l'Astronautica ha un suo peso e una sua importanza, e a maggior ragione io sono tutto appassionato subacqueo, sposo in pieno il tema del turismo subacqueo, perché come molti altri spettini ci troviamo ad andare in giro per il mondo a spendere soldi fuori e a farlo un po' alla Spezia. Mi sono sempre chiesto perché una provincia che ha 8.000 posti barca abbia pochi centri dove ricaricare una bombola, abbia pochi centri diving, abbia poco interesse per sviluppare un turismo che io credo abbia una potenzialità enorme, sia per attirare persone che quindi possono rappresentare un volano di lavoro qui, che per lo spendino stesso che può iniziare a attivare una filiera di lavoro di notevole interesse. Quindi faccio i complimenti a chi ha avuto l'idea, faccio i complimenti a chi la porta avanti, anche perché guardate, nella subacquea sono più le emozioni e la passione che portano avanti il lavoro, che non il pensiero economico come tanti altri settori. Quindi un ringraziamento a tutti e buon lavoro. Grazie, Assessore. Passione e mare. Io ricordo quando il signor Cassetto venne alla Spezia per il primo incontro con i giornalisti, che si parlò di questa passione per il mare. Una cosa che gli piace molto di questa città era: sì, sono venuto a Spezia ma mi piace perché c'è il mare. Quindi penso che nel saluto che ci diamo gentilmente di fare, questa passione sia un elemento importante. Spezia è una città di mare, si parla di mare, e penso che il prefetto di Spezia sia un elemento centrale di questa discussione. Poi ho visto che recentemente è sul palco, quindi grazie. I prefetti restano poco a Spezia perché sennò poi gli crescono le pinne, le branchi, quindi perché dobbiamo essere versatili anche per, diciamo, per la pianura, come si dice, quindi non dobbiamo assumere una configurazione troppo marittima. Sì, il mare effettivamente anche per un prefetto è impegnato anche per il mare, perché il mare alla fine costituisce anche un elemento che modifica anche le comunità, le società, cioè condiziona, e quindi per noi è un'esperienza importante. Anche personalmente, visto che ho iniziato a conoscere il mare, anche come ricordavo ieri sera anche a qualcuno, andando per mare, cioè venendo portato, diciamo, un po' al timone, provare l'ebbrezza della bolina, delle varie andature, una cosa piacevole. Ecco, voglio dire, il mio saluto, grazie a tutti, ai ragazzi del Nautico, sono stato già al Nautico, so che è uno di quegli istituti che alla Spezia sta facendo molto e che crea un collegamento poi non solo tra gli attuali allievi ma anche tra gli allievi che ci sono stati in precedenza, mi sembra un discorso estremamente importante. Ma la subacquea, mi sembra che in questo caso venga sottolineato il turismo subacqueo. Il subacqueo ho imparato a conoscere che è una di quelle eccellenze che caratterizza questa provincia, questo golfo, e non solo perché abbiamo la scuola subacquea, come sapete, al Varignano, la scuola Palombardi, che ha compiuto 100 anni proprio quest'anno, ma che attraverso anche quell'esperienza ha sviluppato nella filiera del lavoro subacqueo una grande capacità.
e quello del turismo credo che sia una delle bellezze da recuperare, soprattutto nel momento in cui larghi spazi di mare vengono esclusi a quelle attività tipiche come l'attraversamento, la nautica, eccetera, per creare delle aree di protezione a diverso grado di intensità, ma sicuramente dove anche il turismo subacqueo può trovare delle ottime opportunità. Questo è quello che mi hanno detto, io non sono un subacqueo a differenza del professore Antonelli, ma conto sulla sua amicizia e solidarietà per condurmi in questa cosa, non sprovveduto evidentemente, ma previa un'adeguata preparazione, perché questo viene richiesto. E credo che anche per voi, per il nautico, possano essere anche questi dei nuovi orizzonti accanto a quelli tipici della navigazione, di tutti i servizi collegati al mare superficiale. Sicuramente quello dell'ambiente subacqueo è uno di quegli, degli ambiti in cui poter sviluppare anche e proporre anche ai ragazzi, verificare sempre delle ulteriori proposte, delle ulteriori suggestioni. Quindi auguri, perché credo che questa proposta, che oggi verrà anche il meglio illustrata, potrà arricchire questa opportunità, del turismo subacqueo. Sicuramente è uno di quei filoni da arricchire. Ringrazio anche la Ministra Mare per questa attenzione che sta dedicando al nostro lavoro. Buon lavoro. Grazie. Vi ripeto che sia auguro migliore. Quindi la vedremo presto con le bombole assieme all'assessore, perché ormai si è lanciato. Ecco, direi che possiamo iniziare a parlare in maniera specifica di quello che è l'argomento della giornata. Intanto c'è da ricordare che è una particolarità rispetto al resto d'Italia. Spezia è una città, un golfo, ma è anche la casa del concetto di subacquea che possiamo vantare a livello mondiale. Meglio Gianfranco Vecchio, presidente della Historical Maritime Society, praticamente un'associazione che si sta occupando di dare continuità, valore e di recuperare quello che è tutto il concetto di storia e di cultura subacquea nelle nostre zone, ma anche a livello molto più ampio, non ci sia per spiegare perché Spezia è importante per la subacquea. Parli da lì, quindi sarei la parola a lui che incomincia il convegno, la giornata dei lavori, tutti e due i blocchi ce la fai, non so, e quindi iniziamo a spiegare perché Spezia è così. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti, sono particolarmente contento che ci sono i ragazzi del Nautico, da ex allievo apprezzo sempre la presenza dei giovani del Nautico. Historical Maritime Society è un'associazione che è nata nel 2008 qui alla Spezia e si occupa del recupero della storia, della tradizione della marineria e della subacquea, quindi la subacquea è uno dei settori, ci sono anche altre organizzazioni tipo la quasi omonima Historical Diving Society, già presente in Italia da alcuni anni, con la quale abbiamo avuto interessanti collaborazioni. Stiamo cercando di portare avanti tutti insieme questo grande progetto, che è il recupero dei valori, non solo tecnici, che hanno fatto il nostro paese così importante in questi due settori. È un argomento abbastanza importante quello che voglio affrontare, anche perché la Spezia è oggettivamente una delle capitali mondiali della subacquea. È un dato credo indiscutibile, un dato che ci viene dato dal fatto che esistono alla Spezia ormai da tantissimi anni una serie di realtà sia formative, sia tecniche, sia operative, che indubbiamente ci rendono un territorio così importante. Vabbè, avanti te Alberto. Ebbè, partiamo proprio da questo, dall'uomo che inizia ad affrontare l'abisso. Beh, la storia dell'immersione è una storia vecchissima, probabilmente il primo dato documentato è addirittura da far risalire agli assiri babilonesi.
Questo è il sistema di immersione che abbiamo incominciato a conoscere, ci sono voluti molti anni per arrivare allo scafandro da palombaro con vestito elastico. Questo è un po' l'emblema del progetto che la nostra associazione presenterà durante la festa della marineria, ne do una sorta di anteprima, che si chiama appunto La Spezia, capitale mondiale della subacquea. Sabato 18 al CAMEC, alle ore 18, presenteremo questo progetto. È un progetto che fondamentalmente vuole ristabilire questo primato, un primato della nostra città, del nostro golfo in particolare, delle nostre grandi caratteristiche storiche, non solo. E qui abbiamo un'immagine che ci dà il senso del fatto che La Spezia è quasi completamente città dedicata anche alla subacquea. Questo è il Delfino, il primo sommergibile della flotta militare italiana. È stato costruito nel nostro arsenale qui di La Spezia, è stato il primo battello, il primo di una grande serie. Grande serie che hanno, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, hanno reso famoso la nostra marina, anche perché purtroppo, lo devo dire, in superficie non è che abbiamo avuto grosse fortune. Vabbè. Questo è il Delfino di navigazione, ha subito moltissime modifiche proprio perché era una sorta di prototipo, quindi si iniziava la navigazione subacquea e si iniziava quindi un'epopea importante. Questo è un altro elemento caratteristico che denota l'importanza del nostro territorio. Questa è una foto storica della scuola del Varignano. La scuola del Varignano ha celebrato l'anno scorso 100 anni di vita ed è la scuola, una delle scuole più antiche e più importanti di immersione del mondo. Qui vengono formati i palombari della Marina, vengono formati i subacquei delle altre forze armate, perché è l'unico centro riconosciuto a livello nazionale per la formazione appunto di questo tipo di operatori. Una scuola, come dicevo, riconosciuta a livello mondiale, perché i nostri uomini collaborano, hanno collaborato piuttosto frequentemente con tutte le altre marine e con tutte le altre organizzazioni. Questi sono gli assaltatori della Marina, gli incursori, che sono un'evoluzione quasi naturale dei palombari. La Marina aveva la necessità, soprattutto appena prima del secondo conflitto bellico, di avere una forza anche offensiva. E qui proprio a Varignano sono nati i cosiddetti uomini gamma, uomini operatori dei mezzi d'assalto. In questo caso sono dei nuotatori o operatori di silura lentocorsa, qualcuno di voi avrà sicuramente sentito menzionare il maiale. E questi uomini hanno, insieme ai sommergibili, quindi nell'ambito della nostra componente subacquea, hanno reso la nostra marina celebre, tanto da affondare due corazzate britanniche dentro il porto di Alessandria. Historical Maritime Society tenterà la sera del 18 dicembre di celebrare il 70° anniversario di questa grande impresa, che è riconosciuta anche dai nostri, allora nostri avversari, gli inglesi, tanto che il primo ministro inglese Churchill disse che sei italiani male equipaggiati rischiarono di far pendere le sorti della guerra del Mediterraneo a favore dell'asse. Questa fu una dichiarazione molto, molto importante. Quindi un altro elemento che ci caratterizza, in questo caso sempre dal punto di vista militare, ma che caratterizza il nostro territorio proprio per essere un territorio con una grande rappresentatività nel campo della subacquea. Beh, qui andiamo poi in un altro settore che evidentemente ci ha resi famosi tutto il mondo. Questo è un equipaggiamento galeazzi. Io ringrazio della presenza qui con noi di Giancarlo Bartoli, che è l'erede di questa grande tradizione, che continua ancora oggi a portare avanti questa grande tradizione, producendo ancora sapientemente a mano questi elmi. Questo per significare l'importanza del fatto che alla Spezia sono esistite ed esistono ancora oggi importantissime realtà industriali nel campo della subacquea. La Proteco Sub di Giancarlo Bartoli, ma vorrei citare la Telesub Lanterna, l'OMG, altre aziende che sono eccellenze a livello internazionale. Noi riusciamo a esportare i nostri prodotti fatti sapientemente in modo artigianale e praticamente tutto il mondo. Quindi un'altra prerogativa, la componente militare sicuramente, la componente
la componente diciamo così operativa, vera e propria, per quanto riguarda anche la componentistica e le attrezzature. La Galeazzi ha fornito attrezzature di immersioni in tutto il mondo. Questo è un Neufelden-Kühn, che è uno scafandro rigido articolato, diciamo che non è roba nostra, sì. Il primo Neufelden-Kühn, che sì, il primo o il secondo, perché il Varignano dico il primo saranno loro, perché sono altrimenti hanno il cappello, mi ricordo che si invertirono il cappello. Beh, con questo scafandro gli operatori della Marina, soprattutto nel primissimo dopoguerra, iniziarono a fare moltissime attività. È un segnale anche questo, perché la Galeazzi ha prodotto anche questo tipo di attrezzatura, un segnale comunque che la Spezia, c'era anche la grande tecnologia, c'è anche oggi la grande tecnologia per la subacquea. Vai. Grande tecnologia che viene portata avanti da centri di eccellenza come per esempio il NURC, il vecchio Sacrant, il NATO Underwater Research Center di San Bartolomeo, ma come tanti altri centri di ricerca. Passiamo appunto all'eccellenza sulla ricerca nel campo subacqueo, NURC e il CSSN, i vari istituti come ad esempio l'ENEA, come può essere l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che operano anch'essi sott'acqua, il CNR. Sono elementi che sono tutti qui alla Spezia per quanto riguarda la componente subacquea. Quindi un altro elemento che certifica in modo inequivocabile questa nostra grande caratteristica, quella di essere una delle capitali mondiali della subacquea. Attrezzature, come dicevo prima, queste sono equipaggiamenti telesublanterna che vengono esportati ovunque. Piccole aziende che hanno un know-how importante derivato anche dalla grande caratteristica poi di coloro che sono stati gli uomini che molti dalla Marina, ma tanti altri come me ad esempio, siamo diventati palombari civili seguendo quello che era la tradizione. Si imbarcava sulla lancia del palombaro, si faceva, prima si remava, poi si iniziava a fare la guida e poi quando il palombaro, in questo caso mio zio, decise che potevo indossare lo scafandro, ti cacciavano proprio in acqua, era proprio un rito quasi iniziatorio e si diventava palombari. Dopo un anno di imbarco si poteva poi richiedere alla capitaneria di porto il titolo di palombaro in servizio locale, quindi questi uomini, questi tanti uomini, voi dovete immaginare che nel dopoguerra il nostro golfo era praticamente un cimitero di relitti e soprattutto un cimitero di mine. C'erano centinaia, giusto Giancarlo, di palombari civili che ogni mattina salpavano con le proprie lance e sono andati a ripulire il nostro golfo e hanno permesso poi al nostro golfo di tornare ad essere una porta sul mondo, perché le prime navi Liberty con i rifornimenti per la Spezia, per il nostro sottoterra, arrivavano proprio qui. Historical Maritime Society è membro anche di un organismo che si chiama Le Grazie Città di Palombari, che fondai quando ero assessore a Porto Venere nel 2007, ed è un organismo che è nato principalmente con la volontà di diventare una sorta di prodotto di marketing territoriale. Le Grazie è realmente la città di Palombari perché in questo grande contesto del Golfo racchiude delle eccellenze. Il Consubin l'ho accennata prima, comando sulla concursori, ho accennato anche i palombari civili che sono radunati all'interno dell'Associazione Nazionale Palombari e Sommozzatori con sede alle Grazie. C'è la sede del Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato, l'unico centro in Italia, poi la sede dell'Associazione dei Palombari in congedo, e all'epoca c'era anche la sede del Consorzio Hydrolab, che mi piace citare perché è un centro di eccellenza per la formazione di operatori subacquei professionisti. L'abbiamo qua alla Spezia, ha avuto una lunga storia, anche lui ha seguito un po' le sorti del Consubin, è partito da Genova e poi si è radicato nella nostra città e continua ogni anno a formare operatori tecnici subacquei professionisti. Quindi questi ragazzi, che sono la stragrande maggioranza, pensate che Hydrolab è probabilmente il centro di formazione riconosciuto dalla provincia che ha il maggior
la maggior percentuale di occupati, siamo intorno al 95%, cioè su 100 che escono, paradossalmente 95 trovano impiego immediato, proprio perché ancora oggi, nonostante la situazione, la famosa crisi mondiale, c'è sempre una grande richiesta di operatori. Fortunatamente noi italiani siamo sempre quotati molto da tutte le imprese, in particolare dell'Orient. Soluzione di un elmo del 500, quindi i bimbi, quello lì è mio figlio, scendevano con questo elmo ed è stata un'esperienza veramente incredibile. Sono scesi con la WISP, sono scesi con i palombari del Consumin, sono scesi con i sommozzatori della Polizia di Stato. Vedete quel container là dietro, era proprio la vasca della Polizia di Stato dove facevamo delle dimostrazioni noi palombari, insieme a quelli della Marina, eccetera. È stata una bellissima iniziativa, sono iniziative che cerchiamo di tentare di replicare per mantenere alto questo nostro progetto della tutela della storia e delle tradizioni. Anche alla festa della marineria, questo è il logo del 2009, infatti abbiamo partecipato con una piccola iniziativa, un piccolo stand dove anche lì abbiamo raggruppato in passeggiata Morin quello che dicevo prima, la subacquea, diciamo, spezzina. E c'era le Grazie Città di Palombari, quindi quel piccolo gruppo che ho citato prima, c'era l'Associazione Nazionale Arditi Incursori che sono stati gentilissimi a volerci prestare la loro collaborazione, c'era anche uno spazio dedicato ai sommergibili. Quest'anno, come dicevo, faremo questo workshop, questa chiacchierata aperta al pubblico dove presenterò questo progetto, che appunto è il progetto che riguarda alcune iniziative, alcune attività per riportare, riconsegnare alla nostra città questo primato di capitale mondiale della subacquea. Questo è il nostro, diciamo, il nostro logo, il nostro invito. Volevo brevemente riallacciarmi un attimino anche alla questione della discussione di questa mattina, lo faccio rapidissimamente anche perché penso di essere, insomma, una persona che del settore, avendo avuto un centro immersioni a Porto Venere. E credo, questo è un progetto che va avanti da tanto tempo. Io mi auguro che ci siano le condizioni oggi, lo auguro a Alberto, lo auguro a Marcello e tutti, per portare avanti questa iniziativa, perché purtroppo noi addirittura ci costituimmo in un consorzio nel 1999, ma ci fu una sorta di levata di scudi contro questa iniziativa, nonostante c'erano dati alla mano la dimostrazione che poteva essere una grande soluzione per il turismo subacqueo e soprattutto per la difesa dell'ecosistema costiero, in quanto ancora purtroppo soggetto a reti a strascico, a pesca illegale, eccetera. Grazie mille. Spezia, storia e tecnologia, una visione che si lega e che diventa comunque elemento fondamentale per avere una struttura per il domani. Non è possibile costruire un'economia, un progetto del domani senza avere questi elementi. Però vi è anche la natura. Noi siamo fortunati perché oltre all'opera dell'uomo abbiamo anche l'opera della natura. La natura è un qualche cosa che ci divide e ci contraddistingue rispetto ad altre zone d'Italia. Abbiamo con noi Serena Strada, che è un'esperta del parco di Porto Venere, quindi a vedere la tua slide, perché non riesco a vederla. E il parco di Porto Venere è un parco particolare, perché è un parco che nasce in iniziativa della regione, ma è un parco dove il mare è il protagonista. E quindi, siccome si parla di mare, poi dovete più tardi, forse ci metti di nuovo la chiavetta, quindi. E quindi parlare di mare e parlare di futuro in una zona come Porto Venere vuol dire avere la chiave, l'accesso per creare un'economia che possa essere sostenibile. Molti di voi da qualche anno devono scegliere quale università fare, oppure se andare direttamente nel mondo del lavoro. E come avete capito, possibilità non ve ne sono tante in città, non siamo un'economia molto forte dove possiamo scegliere un'ampia gamma di attività. La natura, il mare e
progetti come questi potrebbero essere la chiave per costruire il vostro futuro. Io penso che la scelta per costruirsi il futuro si faccia dalla vostra età, non ai 45 anni, a quel momento già siamo vincolati da tante cose. E quindi conoscere il territorio, conoscere da dove veniamo e cosa siamo, sarà un elemento importante per costruirvi il futuro. Avete visto Spezia, capitale della subacquea per la tecnologia e per la storia, è anche, penso, capitale della subacquea per l'ambiente e per il territorio. Quindi ti lascio nelle... La mia d'aiuto, ma in poche parole, i fondali liguri presentano numerosi siti con elevata naturalità e con habitat particolarmente importanti. Queste sono alcune delle motivazioni per cui nella Liguria sono stati istituiti dei parchi marini. Per la precisione ce ne sono 5, di cui uno di imminente istituzione, che è l'area di tutela marina di Capomortola, nella parte ponente della Liguria. E l'importanza di questi parchi è stata segnata anche nel giugno dell'anno scorso, quando c'è stata l'istituzione della rete dei parchi marini liguri, Remare, dove appunto tutti i parchi marini della Liguria si sono riuniti proprio per creare una gestione comune, quindi anche lo sviluppo di progetti e di studi comuni, proprio per creare un continuum di studio di tutto l'ambiente marino presente in Liguria. Qui nello Spezzino vi sono due parchi, sì. Vi sono due parti che sono appunto l'area marina protetta delle Cinque Terre e l'area di tutela marina, dove l'area qui è la rappresentazione, e bene o male sono presenti in queste aree, sono presenti habitat particolarmente importanti come ad esempio la posidonia oceanica, il coralliseno, gli ambienti di grotta sommersa, e sono appunto tutti di elevata importanza. Particolarmente importante è la posidonia oceanica, che è anche un sito di interesse comunitario, che appunto questi siti di interesse comunitario, brevemente quello che rappresentano, sono regolamentati con una direttiva comunitaria dove sono identificati gli habitat naturali, quindi naturali anche le specie di flora e fauna che devono essere tutelate, salvaguardate e conservate. Abbiamo detto che uno dei siti di interesse comunitario è la prateria di Posidonia, che erroneamente viene confusa con una alga, però non è un'alga ma una vera e propria pianta. La distribuzione della Posidonia oceanica nello Spezzino è presente partendo, per quanto riguarda il lato delle Cinque Terre, lato di Levanto, Monte Rosso, Framura, per poi arrivare alla prateria di Posidonia presente nel canale di Porto Venere, che è appunto un sito di interesse comunitario e che fa parte anche dell'area di tutela marina. La Posidonia è importante sia a livello ecologico, perché può essere un po' identificata come a livello terrestre la foresta, in quanto produce una grande quantità di ossigeno, rappresenta un sito di protezione, di nursery per quanto riguarda gli organismi marini, anche fonte di cibo, ma è anche importante per quanto riguarda la costa, perché rappresenta una vera e propria barriera naturale contro l'erosione costiera dovuta al moto ondoso, per cui è importante la sua persistenza, la sua conservazione. Questo è appunto un particolare della prateria di Posidonia. E poi le immagini, e poi era particolarmente interessante una foto con un'ancora che strappa sui fili di Posidonia, proprio per vedere gli effetti dell'ancoraggio su un ambiente importante, che è importante anche il coralliseno. Importante anche la notizia che la regione, proprio la scorsa estate,
ha proposto al Ministero l'istituzione e la pratica ormai avviata, quindi è prossima in definizione, la definizione di un nuovo sito di interesse comunitario denominato Fondali delle Isole della Palma e Argentina di Tineto, proprio per la presenza del corallismo, perché anche il corallismo è importante proprio per la numerosa quantità di organismi che li popolano. Questo è un esempio appunto di organismo che possiamo trovare nell'habitat, nella biosinosi del corallismo, che è una gorgonia, per la precisione è una gorgonia verrucosa, e questa foto è stata fatta alla secca di Dante in Palmaria, l'isola della Palmaria. No, è che mi legge delle foto e altre foto non me le legge. Comunque, parlando brevemente delle aree marine presenti nello Spezzino, l'area marina protetta è stata istituita nel 1997 ed è un tratto che va da Punta Mesco a Monte Rosso fino a Punta Montenegro. Ha un'estensione di circa 2.800 ettari ed è caratterizzata dalla classificazione delle tre aree, zona A, zona B e zona C, che hanno diversi gradi di protezione, dove la zona A è quella di riserva integrale e la zona B invece di riserva parziale, dove è possibile fare le attività, ad esempio, della subacquea, però sempre tramite autorizzazione. Questa è la rappresentazione dell'area marina protetta, dove vediamo che appunto qui abbiamo Punta Mesco e qui Capo di Montenegro, dove sono le aree di riserva totale. L'area di tutela marina di Porto Venere è stata istituita nel 2001 con la legge che ha istituito il parco di Porto Venere, ma in realtà è partita subito dopo l'approvazione del piano del parco, che è datata 2007, ed effettivamente con una regolamentazione è partita soltanto l'anno scorso, nel 2010. Comprende il tratto di mare che si estende lato sud-occidentale della Palmaria, quindi in pratica le falesie della Palmaria, per poi comprendere tutte le isole del Tino e del Tinetto, e comprende anche il lato del canale di Porto Venere, in cui è presente appunto la Posidonia oceanica. Questa è la rappresentazione dell'area di tutela marina, dove appunto in quest'area vi è la prateria di Posidonia. I siti dove le immersioni vengono effettuate nell'area di tutela marina di Porto Venere, bene o male, sono abbastanza particolari, in quanto bene o male sono quasi tutti versante mare aperto, e poi particolare attenzione è anche il discorso che non sempre si ha una visibilità al 100%, proprio perché anche la qualità delle nostre acque presenta anche elevata quantità di particolato, quindi di materiale in sospensione, che spesse volte rende difficili le immersioni. Questo è un aspetto negativo per quanto riguarda i subacquei, ma per quanto riguarda invece l'ambiente marino è importante ed interessante, perché questo permette, ed è la particolarità anche delle nostre aree marine protette, di avere la visibilità di organismi quali le gorgoni a profondità molto superiore rispetto ad esempio a Portofino, dove possiamo vedere un ventaglio di gorgonia rossa a profondità superiore ai 20 metri, cosa che qui invece riusciamo a vedere già intorno ai 15 metri. Quindi questo è molto importante per quanto riguarda il turismo subacqueo, anche perché è un'attrattiva molto, molto interessante proprio per il sud.
Queste sono alcune dei siti dove appunto abbiamo la secca di Dante, la cui sommità si trova intorno ai 15 metri di profondità per poi arrivare a una profondità di 28 metri, dove riusciamo a trovare anche qui una grande presenza di gorgonie, come abbiamo visto prima, gorgonia verrucosa. Inoltre vediamo dalle ultime menzioni che si sta anche ripopolando di gorgonia bianca e di altri organismi che purtroppo hanno avuto dei problemi di sofferenza dopo l'ultima estate calorosissima del 2003. Poi abbiamo la parete del Tino, che è spettacolare soprattutto per la sua verticalità della parete e quindi importante anche tutti gli organismi che sono presenti lungo la parete, quindi la presenza di nudibranchi o anche organismi che si vanno a rintanare nelle... Questo è un esempio di parete, che si vanno appunto a rintanare in questi affatti, come ad esempio murene o gronghi o quant'altro. E poi abbiamo la grotta del Tinetto, che la particolarità di questa grotta del Tinetto è appunto la comunicazione con l'ambiente esterno. Qui si vede abbastanza bene in quanto l'entrata è intorno ai 18 metri. La galleria, una volta finita, è collegata ad un camino che arriva a un'apertura all'esterno che permette la comunicazione con l'esterno. Quindi è particolarmente importante e interessante a livello di immersione. Poi un altro sito di interesse particolare è la secca del Tinetto, che è proprio di dirimpetto con l'isola del Tinetto, che può essere preso come punto di riferimento la Madonnina presente. Anche questa è particolarmente importante proprio per la presenza di una grande moltitudine di organismi che appunto si rianno soprattutto le pareti coperte da gorgonie, sempre queste le particolarità degli anfratti abitati da questi organismi come murene, gronghi e polpi, visibili anche astici e poi colorati nudibranchi, come del resto poi tutta la fauna ittica presente in questi ambienti. E questo qui è il particolare della secca, dove questo qui è purtroppo dove è la Madonnina, e vediamo che questo sia subito, cioè, il cappello è anche semiaffiorante. E poi importante come sito anche Grotta Byron, anche se non fa parte dell'area di tutela marina, comunque è un sito particolarmente importante perché già a pochi metri possono essere visibili già di un ambiente particolare, e quindi può essere utilizzato come sito anche per subacquei alle prime armi. Un piccolo accenno per quanto riguarda i relitti. I relitti sono strutture importanti, in quanto una volta sul fondo del mare, la velocità con cui l'ambiente naturale ripopola queste strutture è elevatissima, e vediamo proprio un'esplosione di vita. Per fortuna nel comprensorio Spezzino sono presenti numerosi relitti, e vediamo che il più famoso, quello che è più conosciuto, è appunto il relitto dell'Equa. Relitto dell'Equa, che sue informazioni è un pezzo sommergibile del 1929, che è stato fondato nel 1944 a causa appunto di uno schieramento con un'unità tedesca. Si trova intorno a Caponegro, quindi nelle vicinanze di Rio Maggiore, e vediamo che si trova adagiato interamente, la struttura intera, con una direzione est-ovest, proprio come se navigasse. E bene o male la sua particolarità è che anche le strutture presenti, le strutture tra virgolette militari presenti sul relitto sono ancora intatte.
come indicato a popa troviamo una mitragliera e a prua ben visibile il cannoncino, proprio cannoncino che è un po' il, diciamo, l'attrattiva più interessante di questo relitto, proprio perché tutti i subacquei che si immergono, una volta arrivati sul fondo, vedono questo cannone che punta verso il mare aperto. E anche qui c'è appunto un pullulare di vita dove abbiamo organismi del coralligeno, c'è la presenza di gronghi, di ostriche, di una quantità infinita di organismi. E questo qui appunto è la particolarità del cannone dell'Equa, e intorno vediamo sicuramente sono castagnole, nuvole di castagnole che circondano il relitto. E poi, se me lo permettono, ci sono per terminare qualche foto dell'ambiente, che però non... Sì. Non gli piacciono le fotografie, non gli piacciono le fotografie naturali. Esatto. Allora, vorrei fare una puntualizzazione. Fino adesso abbiamo parlato dell'ambiente com'è. Da questo momento entriamo nel merito dell'idea, del progetto. E Mariano Alberto Vignali ci spiegherà dati e numeri che sono estremamente importanti per capire la valenza economica di questo progetto, che va al di là di quello che è il ripopolamento, per portare quel turismo che tutto sommato fino ad oggi non abbiamo visto, se non in minimissima parte. La verità è che riti come l'Equa, che peraltro io ho visto, sono bellissimi, però sono visibili una volta su 20. Tu fai 19 immersioni dove non vedi niente, ne fai una dove vedi qualcosa. Quindi nella scala da 1 a 10, la verità è che per i subacquei la Spezia è a 1, non è certamente neanche a 2. I subacquei non vengono a Spezia se non per fare immersioni di ripiego, perché oltre alla scarsa visibilità, quel poco che c'è da vedere è anche sempre invisibile. Conseguentemente, ben si pone questo progetto, perché metterebbe i subacquei in condizione di poter fare immersioni quasi sempre in visibilità e a delle quote dove possono anche essere sviluppati discorsi di apprendimento. A te. Ok, grazie per il recupero del tempo di vedere la posta del computer. Parliamo di soldi ed economia, non parliamo solamente di storia, natura e tecnologia. Abbiamo il posto, bello, abbiamo la tecnologia, abbiamo la storia, e ora vediamo cosa possiamo fare di tutta questa cosa. Affondare i relitti per creare una frontiera nuova nel turismo subacqueo. Turismo vuol dire fare economia, dare posti di lavoro, fare sviluppo. Allora, intanto vediamo di cosa stiamo parlando. Il turismo subacqueo che cos'è? Beh, intanto il turismo subacqueo è un'economia importante perché garantisce a un territorio sviluppo e crescita, dati che vengono dall'esperienza di altri posti dove questo sistema esiste. Si tratta di una delle pratiche più diffuse e che possono portare maggiore sviluppo, per il semplice fatto che ce ne sono poche di zone in cui sviluppare il turismo subacqueo. Non tutta Italia può averla, non tutto il Mediterraneo può averla, poche zone possono farlo, e quindi noi siamo una delle poche zone che può investire in questa cosa. Al mondo abbiamo circa 5 milioni di persone brevettate, ed è un dato del 2007, poi non ho più contatti. Cosa vuol dire? Che ci sono 5 milioni di persone che hanno fatto una scelta, che hanno messo dei soldi per andare sott'acqua, hanno fatto corsi, hanno fatto attrezzature, hanno fatto degli investimenti personali per questa passione. Un terzo è attivo, vuol dire che ci va spesso, più volte l'anno, quindi parliamo di numeri elevati. È un turismo
perché chi va sott'acqua in questo caso non è il professionista che ci va per lavoro, stiamo parlando di chi ci va per passione, chi lo fa per sport, e quindi è un qualche d'uno, è un qualcosa che crea un'economia al pari dello sciatore che va a sciare o di quello che va a fare arrampicato escursionismo. Ed è particolare perché non è vero che viene solamente d'estate, ma avviene in tutti i momenti in cui si può fare. Certamente si deve spostare, oppure deve andare in posti e zone che gli consentono di fare immersione anche quando in altre zone non si può fare. In questa industria lavorano migliaia di persone, ci sono realtà nel mondo dove si parla solamente di turismo subacqueo, come noi parliamo in maniera molto normale di turismo montano, come parliamo di posti come non so, il Trentino o la Valle d'Aosta, dove è normale vedere che vi sono gente che fa l'attività di mezzo di sci, persone che hanno negozi e così via. Si può parlare di turismo subacqueo di attività parlando di aziende, quelle che costruiscono le attrezzature, dalle bombole alle matte, e quindi grosse aziende, grossi nomi, tecnologie molto sviluppate, dalla semplice azienda familiare che può affittare la barca, può affittare la camera ai subacquei. Quindi un'economia importante. Non so cosa sia suonato. Chi è il subacqueo medio? Noi pigliamo un subacqueo tipo, uno di quelli che potrebbe essere in questa stanza, ma il cliente subacqueo medio chi è? Intanto ha un'età media che va dai 36 ai 37 anni, 34 anni, insomma ha un'età media abbastanza giovane. Perché? Perché negli ultimi decenni si è molto ringiovanita questa attività e molti giovani si stanno dedicando a questo sport, a questa attività sportiva. Si immerge da almeno 9 anni, quindi è una passione che dura del tempo, non è una cosa che viene qualche anno, mi piace andare sott'acqua, faccio il corso, poi non mi piace più andare. È un investimento che dura 9 anni almeno, abbiamo dei picchi di 12-15 anni nel turismo subacqueo medio, quindi è una cosa che dura e che si porta dietro quindi anche un investimento economico importante. È una persona che ha un livello di educazione scolastico medio-alta, quindi abbiamo laureati, abbiamo persone con diplomi di specializzazione, abbiamo professionisti. In più ha una posizione economica solida. Perché? Perché fare questo tipo di attività turistica ha un costo superiore. Se giochiamo a pallone, si basta un pallone e un campo, possiamo giocarci lo stesso. Per andare sott'acqua, anche al minimo, occorre spendere un sacco di soldi e fare un investimento. Quindi è un qualche cosa che noi mettiamo lì, ma dalla quale chiediamo un ritorno. In più vi è un aumento della capacità economica femminile, sono passati in una decina d'anni dal 3% dall'8% al 33%, quindi vi è un aumento del numero di donne che fanno attività subacquea. Questo cosa vuol dire? Che vi è un allargamento del bacino d'utenza, questo vuol dire che vi sono le coppie che vanno sott'acqua, moglie e marito, fidanzati, insomma si crea un sistema un po' più ampio, non è solamente uno che va sott'acqua e lascia a casa la moglie. Quanto spende un subacqueo? Un subacqueo spende circa 40 euro per un'immersione, sono le cifre medie stimate nel sistema mondiale, portate all'euro. 65 euro per dormire, perché quando uno fa un'immersione non la può fare sotto casa, se abita in un posto dove non c'è il mare, ma si deve spostare, e la cifra con cui spende è questa. Poi abbiamo il mangiare, 35 euro per pranzo e cena, facendo conto che spende più per la cena che per il pranzo perché generalmente si trova in mare. Quindi è un qualcuno che spende, qui parliamo già di oltre 100 euro di spesa al giorno. Nel 2007, il dato statistico più aggiornato è questo, ma sono pochi anni fa, hanno speso ci sono stati circa 2,7 milioni di subacquei che hanno fatto vacanze per fare immersioni. Quindi parliamo di un numero elevatissimo. E questo dato è un dato europeo, quindi non tocca ancora i dati americani o i dati che vengono dall'Asia. In Europa la cifra è questa, 2 milioni, quasi 3 milioni di persone che sono morte per fare attività subacquea sportiva. È un mercato che conta circa cifre sui
miliardi di dollari l'anno. Perché parliamo in dollari, non in euro? Perché molto del mercato si sta svolgendo anche in Africa e nel Medio Oriente, e lì il conto viene fatto sui dollari in questo caso, ma sono cifre elevatissime, non milioni. In Italia parliamo di 600.000, 60.000 pacchetti vacanza subacquei venduti ogni anno. Le agenzie turistiche costruiscono e vendono pacchetti vacanza di offerte per soli subacquei, 60.000 all'anno. È una cifra incredibile, come se di colpo una città come Spezia partisse una città in vacanza, da oggi a domani. Si dice che circa 1 milione di subacquei europei raggiungano ogni anno le principali destinazioni di subacquei fuori dall'Europa. Perché? Perché l'Europa non ha una grossa offerta territoriale, la gran parte va nel Mar Rosso. Padi, Fitza, ci sono tantissime realtà, sono federazioni, sono didattiche, sono discipline, insomma è un mondo grandissimo, complicato, dove tanti hanno interesse a fare economia. Molte di queste realtà sono realtà associative, di volontariato, realtà culturali, altre sono realtà strettamente economiche, quindi di un giro di soldi immenso. E abbiamo dei porti vicino a noi, come Portofino, zona del Promontorio, Santa Margherita, Rapallo, Zoagli, dove si registrano circa 40.000 immersioni ogni anno. Non vuol dire 40.000 persone, ma 40.000 volte che si danno sott'acqua, quindi a volte si danno sott'acqua due volte al giorno. E vi sono però 34.000 pernottamenti di turisti subacquei che spesso arrivano con la famiglia. 34.000 persone che vanno a fare vacanza in un posto per andare sott'acqua. Un posto piccolo come può essere il Promontorio di Portofino e la zona attorno. Non sono 4 gatti, è un numero incredibile di persone. Questa è la zona di Cevallo. Si parla di circa 4 milioni e mezzo di euro annui di fatturato collegati a questa attività per quella zona. Cioè ogni anno questa zona mette in cassa, fattura 4 milioni di euro solo per quanto riguarda la spesa che fanno i subacquei. Poi possiamo aggiungerci tutto quello che è la spesa dei familiari, perché magari uno va in vacanza un weekend con la moglie e col figlio, va a fare immersione e la moglie e il figlio restano lì, ma mangiano anche loro, spendono anche loro, ma cosa bisogna fargli fare? E quindi ci sono queste spese che non si riesce a conteggiare, ma esistono. Quindi la cifra magari raddoppia. In un solo posto così piccolo abbiamo delle cifre così elevate. Ci va avanti un'economia, ci campano diverse famiglie, centinaia di famiglie, ci campano anche molto bene. Il caso campione, un'analisi per capire un istante di cosa stiamo parlando. In Spagna, nel parco delle Medas, delle isole, ci sono circa 70.000 immersioni all'anno. Questo qui è uno studio fatto dalla comunità europea su un posto particolare dove era facile fare questo studio. Oltre a 15.000 escursioni con snorkeling, cioè persone che non usano le bombole. 70.000 con le bombole, 15.000 senza bombole in queste isole, un parco. 6 milioni di euro all'anno che vengono fatturati solo per questa attività in questo parco spagnolo. 6 milioni di euro all'anno è un bilancio che porta avanti l'intera comunità delle isole Medas. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in queste isole si è creato un sistema dove tutto funziona attorno a questa economia. Hanno creato strutture per alloggiare i subacquei, quindi alberghi, ristoranti per dargli da mangiare, ma posti anche per dare un'alternativa alle famiglie. Io vado sott'acqua, mia moglie e mio figlio stanno a fare qualcos'altro. E l'economia va avanti, e oltre questi 6 milioni di euro hanno creato nuove attività. E quindi nelle Medas non ci sono solamente i subacquei, ma c'è tutto quello che è assieme. E quindi dal ballo in spiaggia al scinautico, al kayak, qualsiasi altra cosa, un mega villaggio turistico dove chi vuole andare sott'acqua va sott'acqua tranquillamente. Chi non vuole andare ha tutto il resto da fare, oltre ad andare a vedere questo bellissimo parco, che è un'attività che funziona. Insomma, parliamo di un posto che è diventato uno strumento per fare soldi
legato alla subacquea. Ma fare soldi cosa vuol dire? Vuol dire dare posti di lavoro, vuol dire organizzare delle possibilità dove le prossime 3-4 generazioni, quindi ragazzi come voi e quelli che ora sono alle medie, avranno da lavorare, perché ci sarà una struttura sicura economica che garantisce il lavoro a tutti quanti. A Portofino il sistema, che è uno dei più forti d'Italia, uno dei più radicati d'Italia, di media garantisce 2 giorni a persona, cioè un subacqueo che va a Portofino investe per 2 giorni, poi dopo un po' si rompe le scatole perché non ha tante altre cose, ha visto il furore che c'è da vedere, ha fatto il furore che c'è da fare, la famiglia, se ecco la famiglia si è stufata, oppure i costi sono esagerati e non si riesce più ad andare. Nelle Medas 5 giorni. A parità di costo, a parità di lavoro, la bilancia è ben diversa. Nelle Medas, se a Portofino si va per 2 giorni, hai un'economia per 2 giorni, alle Medas è per 5 giorni, ci lavora molta più gente, fai molta più attività. È uno dei pochi posti in Spagna dove la crisi economica che sta colpendo la Spagna non si sente. Stanno creando nuovi diving, fanno nuovi alberghi, stanno cercando persone per lavorare anche dal resto d'Europa, perché comunque non hanno abbastanza mano d'opera. Le Medas e Portofino. Insomma, è un sistema che qualifica e potenzia tutto quello che c'è attorno. Praticamente dove funziona, tutto quello che c'è attorno diventa economia funzionale e porta soldi e lavoro. Ma il subacqueo che cos'è? Non è uno sportivo che va a caccia di performance, non deve fare un risultato, non è lo scattista che deve arrivare a fare 100 metri in 11 secondi e 4. Il subacqueo è uno sportivo, ma è un amante della natura che vuole vivere un'esperienza unica in un ambiente esclusivo. La definizione scientifica che danno gli economisti adesso è questa del subacqueo, un qualcuno che ama la natura e che vuole andare a vederla in un posto dove altri non ci possono andare. E come ci arriviamo a questo? Ci arriviamo perché è una clientela esigente, che vuole servizi, vuole qualcosa in cambio, perché ci investe molto. Paga molto la vacanza, paga molto la attrezzatura, gli costa molto diventare subacqueo e mantenere lo standard, e quindi vuole qualcosa in cambio. E quindi cosa c'è questo subacqueo, questo turista, questo sportivo? Un sito facilmente visitabile, non deve essere complicato andare sott'acqua. Poi sott'acqua si parte l'alto e lì diventa magari difficile, ma arrivare ad andare sott'acqua deve essere una cosa facile, deve essere accessibile veramente a tutti, dai bambini agli anziani ai disabili. Vuole qualcosa da vedere. Se io vado sott'acqua e faccio tutto questo investimento, vado in vacanza, spendo soldi, attrezzature, tutto quanto, poi voglio vedere qualche cosa, voglio andare in un posto dove c'è qualche cosa da poter vedere, mi possa pagare per tutta la mia costruzione. Vuole della qualità, non vuole avere dei diving con i gommoni rotti, non vuole avere delle bombole caricate magari con aria di cui non si sa la provenienza, non vuole avere dei ristoranti dove ci sono e non ci sono le qualità, vuole avere delle grosse qualità, perché se, ed è disposto a pagarla. Gli economisti ci dicono che il subacqueo è un turista che spende, ma vuole in cambio qualche cosa. E vuole un'offerta diversificata, perché il giorno che può esserci un problema di andare sott'acqua, o se ha con sé la famiglia, o se c'è un qualche cosa attorno, o alla sera, quando l'immersione è finita, vuole avere qualche cosa che non sia solamente andare sott'acqua. Un programma completo. E questo è quello che chiede il turista subacqueo medio nel mondo. In più vuole qualcosa da vedere, e questo ci porta al fatto che non è un subacqueo uno che vuole arrivare a una profondità stoccata e fuga, ma vuole andare a vedere qualche cosa in un ambiente esclusivo. E parliamo dei relitti allora. Che cos'è un relitto? È un sito molto ambito, perché si riesce a soddisfare tanto di quello che è il desiderio del subacqueo. Insomma, c'è qualcosa da vedere. E quindi cosa vede? Flora, fauna, la storia, un bel relitto antico, una bella nave, qualche cosa che ha un'emozione. Sono stato sul relitto di una vecchia nave affondata, c'è tutto un discorso dietro. E poi un ambiente appagante, perché sicuramente fra una prateria, magari un fondale spoglio e un relitto ricco,
l'ambiente appagante, il fatto che si possa entrare, visitare, la curiosità, è qualche cosa che porta al subacqueo un ritorno personale che è molto forte. Dimensioni dei suddetti non è una novità, ma generalmente, come si diceva prima, si svolge su navi che sono affondate per qualche motivo, eventi bellici, incidenti, quindi casuali, non si è scelto che quel relitto sia lì, ma ci è arrivato. Cosa hanno pensato quelli che investono tanto sull'economia subacquea, quelli che vogliono fare un futuro economico legato alla subacquea? Di mettere dei relitti di qualità e particolari in certi posti, per creare delle situazioni appaganti per i subacquei dove queste situazioni che sono limitate. E quindi creare un'economia attrattiva turistica, economia. Praticamente è un parco giochi, ma un parco giochi non artificiale, ma naturale, perché il relitto dal via ha un qualche cosa, forse il nome di Marcello, ha un qualche cosa che la natura costruisce su questo progetto. Affondare un relitto, cosa vuol dire? Creare una barriera artificiale e quindi proteggere un'area marina dalla pesca strascica, dall'ancoraggio diffuso, da altri danni, ma anche creare una struttura che sia visitabile e quindi creare un habitat per i pesci e per tutto quello che è il mondo sommerso, un qualche cosa che si possa vedere. Diamo un esempio: il Paguro è una piattaforma petrolifica dell'Eni che è affondata nel Tirreno, nell'Adriatico, un posto che non è eccezionale per essere visto, è brutto come qualità del fondale. Questa piattaforma è affondata lì, è diventata un sito naturale per i subacquei e lì e vanno a vedersela. Non è accessibile tutto l'anno, quindi già è limitata, non è un fondale perfetto, è brutto, a volte non si riesce a vedere e poi è una piattaforma, un cassone alla fine, non è una nave. Eppure in quest'area, che ormai è un'area protetta, vi sono subacquei ogni anno, parliamo di un numero elevatissimo che ha portato a un incremento dell'economia di 300.000 euro solo di turismo straniero. In 10 anni, per vedere questo cassone in mezzo all'Adriatico, si sono già raggiunte quote di 40.000 immersioni in un posto brutto, in un sito l'anno, per vedere una cosa che è una scatola. La maggior parte viene dall'estero, la gran parte viene dall'estero a vedere questo cassone. Poi abbiamo la Aven. La Aven è una nave da petroliera che è attraccata davanti ad Avenzano, poco dopo Genova. Non è un posto comodo, è a 80 metri di profondità, quindi già taglia una grande fetta degli appassionati di subacquea. Occorre avere delle caratteristiche particolari per andare a 80 metri, di esperienza, delle attrezzature, avere un livello di preparazione che è diverso dal subacqueo che inizia. Non ci puoi fare scuola, non puoi fare palestra, non puoi andare a vederla e poi siamo a 80 metri. Beh, la Aven a 80 metri di questa petroliera, che è un disastro ambientale, cioè non è una cosa messa lì per bellezza, è una petroliera piena di carburante che è affondata, quindi ha anche dei problemi, è diventata una grandissima opportunità per fare turismo subacqueo in tutto l'ovest genovese. Pensate che adesso stanno costruendo col cemento una specie di palestra subacquea per dare la possibilità a chi non può andare a 80 metri di fare qualcos'altro, quindi magari un diving, una situazione con 10 persone che va a fare un'esperienza su questo relitto, chi va a 80 metri ci può andare, gli altri possono andare a giocare in questa palestra subacquea che è praticamente una struttura in cemento con dei tubi, perché devono riuscire a dare un'economia a questo territorio. Nella Aven, dove ci sono dei problemi di inquinamento, vi sono migliaia di immersioni, 22.000 immersioni l'anno, è stato il record toccato un paio d'anni fa. Quindi parliamo di un posto che porta turismo e economia per caso. Pensate se questa cosa la facessimo organizzata e viene fuori lo scaffolding. Cos'è? Sono termini inglesi. È semplicemente prendere un relitto particolare, sistemarlo, ripulirlo da tutto quello che può essere inquinante e si mettono in un fondale comodo, accessibile, a caratteristiche di subacquei di ogni tipo, cioè in un fondale dove sia raggiungibile
da un subacqueo esperto a da un subacqueo meno esperto, un relitto che sia in sicurezza, quindi senza bombe che possano esplodere, senza pezzi che possano cadere, senza tubazioni che possano creare degli ingorghi e incastrarsi, senza inquinanti, senza questi pericoli, ma che sia visitabile. In più, un relitto che possa creare un ripopolamento, perché poi se vede Marcello, un relitto diventa veramente un posto dove la natura entra e riprende quello che pensa sia suo. A Malta, non parliamo di un posto tanto distante da noi, a Malta hanno pensato bene di farlo, questo lavoro, già da qualche anno, e hanno messo un contatore e l'hanno azzerato, e hanno detto ok, iniziamo a fondare navi, a prendere navi, a sistemare in certi porti, perché abbiamo qualche relitto della seconda guerra mondiale, ma è scomodo, è pericoloso, è troppo profondo, è in zona con troppa corrente, diventa difficile da gestire. Hanno messo un contatore, hanno detto affondiamo dei relitti e vediamo quanta gente viene. Nel 2007 hanno chiuso il contatore, nel 2010 l'hanno riaperto, hanno fatto un conto e si sono resi conto che 450.000 immersioni sono state fatte sui relitti messi appositamente lì per bellezza. Un numero impressionante, 450.000 immersioni in pochi anni vuol dire milioni di euro che sono entrati nell'economia di Malta. Infatti, a Malta il 25% del prodotto interno lordo è fatto per il turismo e di questo 25% il 10% è turismo subacqueo. Cioè praticamente il turismo subacqueo a Malta è un ingresso economico incredibile. Malta sta facendo dei grossi investimenti ma sta incassando posti di lavoro ed economia grazie al turismo subacqueo. E abbiamo anche un altro esempio. A Malta è stato sviluppato questo progetto di scatole, questo progetto, e hanno affondato recentemente, nel 2008-2009, due traghetti vicino a Vosto, che è un'isola, poi due dragamine, e poi andando avanti con altri affondamenti vicino a un'altra isola. Questo qui, questo versione qua, l'hanno affondato pochi anni fa. E poi, per affondarlo e per bonificarlo, hanno preso dei soldi dall'Europa. Cioè praticamente la comunità europea ha pagato l'investimento di Malta, quindi non c'è neanche più tanti soldi, ha fatto un investimento con soldi europei e hanno creato posti di lavoro e l'economia futuro per le prossime 3-4 generazioni con investimenti che arrivano da noi europei. Questa qui è la cosa che hanno affondato loro. In tutto il mondo stanno facendo questa cosa, in Australia, in Canada. In Florida, in Cornovaglia, a Malta, insomma tutti quanti hanno capito che questo sistema porta economia ma porta anche un ritorno ambientale. In America hanno affondato già 700 navi, in Florida 380, e non sono solamente navi affondate per fare del turismo, sono oasi biologiche, posti dove prima non vi era una diversità di flora e di fauna come c'è adesso. Si è creato un ripopolamento tale, addirittura i pesci sono attirati da questi corpi solidi, si è creato veramente un aumento incredibile che porta anche vantaggi alla pesca, non solo quella sportiva. Tanto che è così pratica la cosa, è così rapida, è così intelligente economicamente, che nel 2006 gli americani hanno fatto una portaerei, non una nave piccola, una barchetta, una portaerei lunga 280 metri, 34.000 tonnellate di sassa vuota, e l'hanno affondata. Cioè, una portaerei. Pensate che cosa porta questa nave? Hanno creato una barriera corallina che sta nascendo su questa nave. E che cosa hanno fatto gli americani? Hanno fatto uno studio dal 2006 e hanno capito che ha portato un incremento di risorse ittiche, tutta attorno alla pesca è aumentata del 27%, un aumento di biodiversità marina, sono tornate specie che si erano perdute, altre specie si stanno evolvendo, hanno recuperato un qualche cosa che si era perduto, hanno creato 68 posti di lavoro diretti, c'è un'agenzia che si occupa di questo sito e ha assunto 68 persone per una nave sola. E hanno
recuperato tutta un'ecologia turistica, si lavora attorno a questo relitto. I costi, quanto costa fondare una nave? Milioni di euro, una cifra incredibile, è una cosa improponibile, non si può fare. Allora, per una nave costa $520, non 20.000, $520 per tonnellata di stazza. Questo cosa vuol dire? Che si prende la nave, la si pulisce, la si sistema, la si taglia, la si porta sul posto e la si affonda. $520 a tonnellata. Più o meno il costo di una nave media, di quelle che si può raggiungere in Italia, siamo, compreso l'acquisto della nave, siamo sui 3 milioni di dollari, acquistata, modificata, studio, monitoraggio, tutto il progetto completo, 3 milioni di dollari, per scegliere di prendere una nave e comprarla. In Europa questo progetto però ci costerebbe 2 milioni di dollari, di euro, compreso il fatto che compriamo la nave. Il conto l'ha fatto sulla stima americana, noi abbiamo fatto sulla stima europea in euro, ci costa 2 milioni di euro, comprando anche la nave. Ma se la nave già ce l'abbiamo e non dobbiamo comprarla, costa molto di meno. E sono soldi che la comunità europea sta finanziando a Malta. Quindi non vengono pagati da chi lo fa, ma si possono reperire in progetti pagati dall'Unione Europea. In 5 anni questo investimento viene ripagato e porta un investimento all'economia locale molto elevato. 2 milioni di euro, abbiamo visto il conto, prima parlavamo di 6 milioni di euro all'anno. Cioè in un anno ci paghiamo tutte le spese, ci guadagniamo 4 milioni di euro, l'anno dopo ce ne incassiamo altri 6 e lo fa un territorio intero. 6 milioni di euro che sono posti di lavoro, il vostro futuro e il futuro dei vostri figli domani. Come si fa a fondare una nave? Dove si può fare? Ci vogliono fondali adatti, un fondale quindi non eccessivamente profondo, in una zona ricca, ma non eccessivamente ricca, in modo che si possa trasferire questa ricchezza da una bella parete rocciosa, piena di vita, si possa trasferire sul relitto che viene a nostro fianco, in un posto protetto dove non vi siano rischi per la navigazione e per il transito. Poi deve essere un posto turisticamente appetibile, dove si possa fare questo investimento turistico. Aeroporti vicino, un paio di aeroporti, non so, Spezia c'ha, Pisa, Genova e ora anche Parma. Porti dove poter arrivare, dove potersi muovere, strutture alberghiere e poi un sistema turistico su cui costruire delle alternative. In poi occorrono anche le navi e dei posti dove sistemare e bonificarle, cioè dei cantieri dove poterle prendere, ripulire, tagliare, sistemare, modificare e spostare. Naturalmente Spezia ha tutto di questo sistema, non occorre portarle per tante miglia. Quelle che fanno a Malta le fanno e sistemano in Grecia, le portano a Malta e poi le assumono a Malta, quindi ha anche un costo. E poi un piano scientifico, economico, che si occupi di capire se questa cosa funziona. Abbiamo visto che Spezia ha tutta la tecnologia e anche gli esperti per poterlo fare. Quindi facciamo un'ipotesi di lavoro. Il Golfo Spezzino, il Golfo di Spezia ha tutte le caratteristiche per un simile progetto. Ha i parchi, aree marine protette, in cui poter fare degli studi per creare questo settore. Ha dei laboratori, ha la cantieristica, a tutto l'insieme per poter fare gli investimenti, quindi spendere di meno di quei 2.000 euro che costerebbe il progetto. Un'ipotesi, fondali adatti in un'area già regolamentata, la parte davanti alla palmaria, al limite della riserva marina, quindi non toccando la riserva marina, ma sul limite, poteva avere i fondali adatti, e poi lo vediamo più tardi con Marcello. Un posto baricentrico, la zona della palmaria è accessibile da Spezia, dalle Cinque Terre, dalla Bocca di Magra e anche dalla vicina Toscana. Si può muovere facilmente un subacqueo da queste zone, raggiungerlo e tornare poi nel posto di origine, che può essere un posto delle Cinque Terre, il Golfo di Spezia o di Bocca di Magra, dove potete continuare a fare attività turistica durante il resto della giornata. Abbiamo le navi, non ci occorre cercare navi nuove, abbiamo tanti relitti da recuperare qua
e i cantieri dove poterli modificare. E abbiamo appunto una cantieristica che potrebbe guadagnare e avere quindi un ritorno occupazionale, perché per modificare un relitto occorre del lavoro, qualche tempo, occorre un bacino, occorrono delle aziende che ci sono, e quindi la capacità di dare lavoro a chi possa fare questa attività. E poi un turismo che si lega a quello dei parchi, che si lega a quello delle tutele, insomma si crea un sistema che non andava via a caso. L'Alpino Cladiniere e la Williamsburg sono navi che vivono qua sette, sono ormai dei relitti, sono navi che non chiusero più, sono sotto 6.000 tonnellate, quindi siamo su 2 milioni di euro spesa massima, ma spenderemo anche di meno. La zona dove affondarle potrebbe essere disponibile. Cosa porta? Strutture collegate per scuole e centri di immersione, quindi non solamente il turismo, ma anche la ricerca scientifica potrebbe utilizzare questi siti per fare attività, servizi turistici collegati, e creare un sistema unico al mondo, perché non esiste un posto al mondo con queste caratteristiche. Conviene farlo? E concludiamo? La Aven a 80 metri di profondità, con un incidente casuale, sta portando sviluppo economico ad Arenzano e dintorni, senza avere nessuna delle grandi caratteristiche di un luogo turistico per poterlo fare. Pensate, poterlo fare qui da noi, organizzato, lei è casuale. E allora, perché non viene fatto questo lavoro? Perché c'è chi dice no? Perché ci sono persone che pensano che questo sia dannoso. E non perché ci sono degli studi che lo dicono, ma perché ci sono dei preconcetti, o perché mancano gli studi e nessuno li vuole fare. E quindi, siccome non sappiamo cosa sia, allora è pericoloso, nel dubbio pericoloso. Concludo con una cosa. Questa nave qua è la Rainbow Warrior, la nave di Greenpeace. Nel 2005 i francesi, il servizio segreto francese, l'hanno affondata in Nuova Zelanda. Un incidente internazionale molto importante, un grosso caos. L'hanno presa Greenpeace, non parliamo di qualche speculatore, parliamo di Greenpeace. L'ha presa, l'ha rimessa in piedi, ha tappato la falla, l'hanno rimorchiata nella baia di Matauri, in Nuova Zelanda, un posto sacro per i Maori, e l'hanno affondata, Greenpeace. Quella era la Rainbow Warrior nel 2005, questa era la Rainbow Warrior nel 2010. Se l'ha fatto Greenpeace, forse tanti danni non li fa. Io lascerei comunque la parola adesso ora a un esperto, che è direttore della rivista Mare, Marcello Toglia, che più di tutti questo argomento ne parla da 30 anni e ne parla con gli occhi e le mani di chi l'ha toccata. E quindi tante cose forse le può sfatare. Che nel mondo non hanno mai dato nessun segno di vita. Se poi qualcuno avesse ancora dei dubbi, ricordiamoci che 60 anni fa abbiamo fatto uno scandalo multiplo. Abbiamo affondato qualcosa come 12.000 navi, 12.000, di cui 5.000 petroliere durante la Seconda Guerra Mondiale. Nessuno di questi relitti è mai stato preparato. Oggi come oggi offrono soltanto dei centri di interesse elevatissimo, sia dal punto di vista della fauna ittica che della fauna terrestre. Ho degli amici che per anni sono andati a vedere Lampedusa, non perché Lampedusa era una bella isola, ma perché c'era la rotta della morte, la famosa rotta della morte delle navi che andavano verso l'Africa, e ne hanno fondate parecchie, hanno fondato anche i Carducci e altri. Queste navi oggi, per chi è appassionato di pesca, come lo erano questi miei amici all'epoca,
rappresentavano una miniera. Su queste navi trovavano migliaia e migliaia di specie spregiate e quindi chiaramente la pesca in sangue non poteva non andare in questo posto. Quindi non solo lo scatli non crea danni, ma dovunque l'abbiamo fatto anche per ragioni belliche, ha cambiato in meglio tutte le situazioni. Come nasce questa? Beh, io credo di essere uno dei responsabili dello scatling partendo da 30 anni fa, perché all'epoca c'era il professor Compace che stava lavorando a Ancona e aveva buttato su una barriera artificiale. Poi c'era il professor Relini che aveva buttato su un'altra barriera artificiale a Luano. E poi mi dicevano, adesso però bisogna aspettare degli anni per capire che cosa è successo. Anche io andavo da soldato da tanti anni, ho detto scusate, l'ho detto ai ragazzi del centro di biologia marina dell'Università di Genova che allora era capitano della Marina del Tarano, gli ho detto ma scusate, perché dobbiamo aspettare tanti anni? Abbiamo dei relitti meravigliosi dove ci immergiamo costantemente, dove c'è tutta la storia di quello, tanto per non usare frasi inglesi, che si chiama fogging, cioè di questo sistema che usa il mare per riprodurre i suoi relitti. E se noi scendiamo su un relitto, facciamo dei prelevamenti dei campionamenti, sappiamo perfettamente come si sviluppa il fogging e oltretutto sappiamo anche la data che poi questo relitto è affondato. Abbiamo tutti i dati, non ci manca niente. E hanno detto, beh, effettivamente non è un'idea malvagia. Così abbiamo fatto e abbiamo cominciato ad immergerci su un relitto che adesso vedrete anche in fotografia. Si chiama Tiflet. Era un relitto di 54 metri. E... Sì, scusate. No, perché poi devo indicare come dico. Allora, ecco, qui abbiamo, fermati su quell'immagine. Questo relitto ha una particolarità, perché è anche estremamente importante pensare al fatto che l'acciaio che compone il relitto di una nave che usiamo per lo scaffing deve essere a più alto contenuto di carbonio. Perché? Perché il Tiflet era una nave, diciamo, una scutum, un incrociatore artigliano, cioè una nave costruita dai francesi che in caso di guerra avrebbe potuto essere convertita in incrociatore artigliano. Quindi era stata costruita con acciaio bellico, che non era acciaio del Titanic o Titanic, in quanto ad esempio il Titanic si sta rifacendo, perché acciaio scadente. Ora noi abbiamo in questo progetto proposto come potete vedere abbiamo proposto il collocamento di tre navi, due sono militari, quindi abbiamo già queste caratteristiche, abbiamo già l'acciaio bellico ed è un acciaio che dura centinaia di anni sott'acqua. Su questo Tiflet dove noi facemmo a suo tempo, scusate, ma noi facemmo a suo tempo i prelevamenti, prendiamo anche un pezzo di relitto e lo portiamo alla Fiat, ai laboratori della Fiat, per far vedere, per studiare che condizioni era questo acciaio. Allora, raschiata la parte di fogging, è venuto fuori lucido. Cioè, praticamente questo acciaio era inalterato. E questo è il modo in cui il mare conserva i residui. Cosa succede? Come noi metteremo su queste navi, si copriranno completamente di ostriche. Nel giro di un solo anno non ci sarà più un centimetro quadrato di queste navi senza ostriche. Chi vuole potrà andarsene a prendere qualcuno magari per mangiarle perché sono anche ostriche commestibili. Sopra le ostriche si disporranno poi in breve tempo tutti gli altri organismi terrestri. E vedrete sui relitti che ci siano delle piccole piantine. Non sono piantine, sono forme di vita. Poi si mette i briottoi, poi le spugne e nel frattempo arrivano anche le gorgoni, i corali. Nel frattempo ci sono nelle zone al sole, sto per dire, zone buie, quindi nelle zone buie si mette la palma sessile che non ama il sole. Ma il vento è qualcosa di più, sembra che i pesci provino un'attrazione
incredibile per il registro. Se andiamo avanti un attimo, ecco, questo qui è il riflet, visto da lì sopra, quella che vedete a poco è la cassonetta della timoneria, questa è una stiva quale si entra regolarmente ed è tutta più stabile. Quella che viene da tanti passati, voi guardate la concentrazione di pesce che c'è tutto intorno al relitto. La cosa strana è che quando voi arrivate con un lecco scandato su uno di questi relitti, vedete prima del relitto la nube di pesce. Cioè questi pesci vivono nel relitto come in una bolla. Questo perché ovviamente il relitto in questo caso è su un fondale fangoso e non è circondato da niente. Quindi tutta la vita si concentra intorno al relitto. Nel nostro processo succederà che poi sciama, cioè il pesce si concentrerà su questi relitti che allora, ma una volta che li ha saturati, ovviamente sciama, cioè si porterà le altre parti limitrofe, quindi anche il parco marino gioverà della possibilità che gli dà lo scarpi. Non torno sulla foto che è, dove si vedeva il timone. No, voglio farvi notare, ecco, si vede molto bene, non so se lo vedete a fuoco, io qui non lo vedo a fuoco comunque, si vede molto bene che sono tutte ostriche, non c'è più niente di esposto di quello che era il relitto. E stiamo parlando di navi non preparate, sono tutte un'ostrica, e sopra l'ostrica ci sono spirografi, spugne, briozoi, di tutto. Ed è circondata in questo caso, siccome siamo ad una profondità intorno ai 40 metri, sono questi anti, sono le famose cartoniole rosse. Nelle foto successive vediamo anche, ecco, grazie la densità, vedete? Al di là del relitto non c'è niente, intorno al relitto invece sono pigiani, vai più avanti. E guardate, anche qui si vedono tutte le ostriche. E su queste ostriche poi ci sono arrivate le spugne che sono le ultime a colonizzare. Avanti. Guardate, basta una parete. Questa è una piccola parete, questo di bordo, di un relitto tutto coperto di ostriche, come sempre, con tutte le incrostazioni, gli utensili, eccetera. E anche qui guardate il pesce come sta appiccicato a questa costruzione. Cioè, ovunque ci sia un pezzo di relitto che esce fuori dal fango, il mare lo popola in una maniera incredibile. Guardate questa ultima foto, si vede molto bene, questa è la poppa di una nave, guardate la bolla di pesce che vive intorno a questa nave, e quello che vedete è soltanto il pesce piccolo, perché poi dentro queste relitti ci sono pesci grossi, ci sono anche grossi draghi, gronghi, murene, astici, aragoste, eccetera, eccetera. Sì. Un relitto garantisce un successo incredibile. E forse noi non siamo in grado ancora oggi di spiegarci perché il pesce, il mare, la fauna garantisce così tanto il relitto, ma è un dato di fatto che assolutamente non possiamo mettere in discussione. Direi che se non siete ancora convinti, non saprei cos'altro dire. Io ho la certezza, ma la certezza matematica, che se noi riusciamo a realizzare questo progetto, che forse troverà qualche opposizione in persone non informate, che comunque non hanno la possibilità di contrastare niente, in quanto non c'è un solo precedente nel quale un relitto abbia dato un esito negativo. Anche l'ave, che sembrava la tragedia, si è trasformata in un giardino fiorito. Quindi, un progetto come questo portato a termine nel giro di 3 anni, già dopo il primo anno avrà un grosso rendimento turistico, ma nel giro di 3 anni diventa anche un paradiso subacqueo, oltre che una grandissima attrazione turistica. Poi esiste come la mia, come la nostra, o quotidiani online come quello che mandiamo avanti, saranno la fanfara, ovviamente, per raccogliere intorno a questi relitti tutti i subacquei. Vi posso garantire che prima o poi qui ad immergersi su questi siti ci verranno non solo tutti i subacquei d'Italia, ma anche tutti i subacquei dei paesi limitrofi.
Vi ringrazio. Concludendo, domanda proprio a chi è stata rivista poi la crea la città amministrativa, la via Donato, perché l'editore saggista, siamo Martina Ramazzo che è il redattore di questa rivista, la domanda è molto semplice, perché investire in un argomento che sicuramente te la scuola? Sappiamo in partenza che questo progetto richiede grosse risorse e finanze, è un aiuto da parte non solo della cittadinanza che si tratta di occorrono delle leggi di merito che ancora in Italia non sono state fatte sulla bonifica prima del posizionamento dei relitti, quindi adesso questo è un progetto e speriamo di portarlo avanti, però per noi, visto che la nostra rivista si chiama MARE, che è un acronimo di Marine Advanced Research of Environment, era importante portare avanti un tema legato alla nostra città che potesse dare ancora più una connotazione legata a mare, visto che la subacqua può essere, oltre alla nautica, una delle attività economiche centrali in un periodo come quello dove l'economia non è proprio in attivo, quindi di cercare come progetto, perché Milano in questo caso, del settore turistico subacqueo, per noi sembrava appunto una bella iniziativa da proporre alla città, trovando poi anche ovviamente le strade politiche che possono portare questo progetto alla sua realizzazione, sapendo che ci sono delle tempistiche lunghe, ma è già bello poter pensare o sognare un progetto possibile. Vi invito tutti a leggere questa rivista, noi siamo rinati come casa editrice nati nel 2009 e abbiamo rilevato questa testata dedicata al mare, che si chiamava prima edizione Rapida Mare, abbiamo preso come modello un'illustre rivista che è cinematografica per quanto riguarda sia la bellezza delle fotografie che i contenuti, quindi noi parliamo di mare per 150 gradi, di storia, di biologia marina, per quei ragazzi spesso, molti spessini non la conoscono, ma comunque la trovate in edicola ogni tre mesi e è possibile abbonarsi, c'è una bella campagna di abbonamenti con dei gadget di valore che sono borse utili, sbagli e non. Vogliamo appunto far conoscere sempre più al pubblico spessino e oltre partecipiamo a fiere, siamo stati a Bologna, alle audizioni, incontriamo spesso più fuori dalla nostra città purtroppo che non qui. Però speriamo che anche questa sia un'occasione di farla conoscere. Ecco. Saremo presenti alla festa della marineria dal 16 al 19 giugno in Passeggiata Marina con un stand dedicato alla rivista e proprio questo numero ha uno speciale dedicato a quelli che saranno gli argomenti trattati durante la festa della marineria. Parliamo dei 100 anni di mari del compare, sono bellissime foto dei vari d'Italia, sono foto della restaura della torretta fotoscopica, colgo l'occasione per ringraziare il signor Bartoli che ci fornisce sempre del materiale inedito per quanto riguarda la storia della subacquea spessina. Molti spessini non conoscono e anche tra di noi spesso non sapevamo quante invenzioni avesse portato il signor Galeazzi nel mondo della subacquea. Trattiamo poi di biologia marina, parliamo per esempio dei maestri d'arte, di professioni legate alla cantieristica, spesso dimenticate, ma che sono ancora oggi alla base di molti lavori di restauro nei vari cantieri. Vi invito quindi a conoscere la rivista, a visitare anche il nostro sito internet, visto che siete tutti ragazzi giovani, la rivista è anche leggibile online sul sito www.sitelistiche.com, potete con soli 3,50€ scaricarvi la rivista e leggerla a differenza o comprarla appunto per chi ama il cartaceo. Per tanti anni della Galeazzi, la famosa società spessina che ha costruito i piani di subacquea in tutto il mondo, per cui per noi la subacquea, oltre che una passione, è anche una professione.
due notizie. Negli anni 70, davanti a Porto Vendere sono state affondate 5 o 10 autovetture. Non so se qualcuno che ha i capelli come i miei se lo ricorda, ma dopo due anni queste autovetture che poi si sono praticamente risolte, perché il cavallerino di una macchina però come il direttore, ma negli anni successivi dopo l'affondamento erano una zona di caccia preferita per tutti i pescatori subacquei. Seconda notizia. Nel 2005 ho partecipato insieme al professor Cinelli al progetto di realizzazione di un osservatorio sottomarino nella baia di Ras Mohammed vicino a Shalshay, che praticamente è nella zona del Mar Rosso. Per verificare la resistenza dei materiali con cui avremmo voluto costruire, che poi non è stato realizzato questo osservatorio subacqueo, ma abbiamo fatto la sperimentazione di posizionare sul fondo a varie profondità, dai 5 fino ai 20 metri di profondità, delle reti con dei materiali diversi, maioliche, plastica, ferro, acciaio inossidabile, eccetera. Indistintamente tutti dopo un anno erano ricoperti di compressioni. Poi negli anni successivi sono arrivati gli altri animali vegetali che hanno ricoperto queste sezioni, ma indistintamente su qualunque tipo di supporto. Questa è, i dati probabilmente sono all'Università di Pisa, all'Istituto di Biologia. Vorrei dire una cosa in merito alle macchine. Le macchine dell'alluvione di Firenze furono affondate a Capoli dalle parti di Varazze. Siamo immersi su quelle macchine 30 anni fa, sempre spero era un'operazione gestita anche dalla Fiat, e abbiamo rilevato che le macchine non sono assolutamente valide per ripopolamento, né le macchine né le barriere digitali di cemento, perché effettivamente abbiamo constatato che gli animali sono restii a pistare sul cemento, preferiscono le lamiere, preferiscono altri materiali. Quindi il rischio perché viene fuori vincente? Primo perché sta molto alto sul fondo, quindi si stacca dal fondo, e questo concentra su di sé tutto il foglio, questa sementa di passaggio che si abbarbica al vento. E soprattutto perché è una struttura stabile, mentre le macchine purtroppo hanno dimostrato di disfare, esattamente come fa il Titanic. La dura di più o meno 3 anni. Sì. Poi sono in parte sono affondate nel sedimento di equilibrio molto quanto. Infatti tutte le varie idee che hanno avuto in passato di provare a eliminare determinati rifiuti non gestibili, come potrebbero essere le autovetture, eccetera, sono state abbandonate, così come sono state abbandonate anche le barriere artificiali fatte di cemento, perché hanno dato scarsissimi risultati dal punto di vista della ricostruzione. E l'altra caratteristica che non ho detto, che mi viene in mente ora del relitto, è che si autodifende. Cioè io su questo tiplet dove mi immergevo per tanti anni vedevo delle enormi tartanoni che sono delle reti a strascico distrutti, abbarbicati al relitto. Quindi questo significava che nessun pescatore professionale avrebbe mai così fatto da passare di prezzi di questi relitti, perché può avere dei danni di milioni e milioni di relitti che vanno a pezzi. Quindi l'altra caratteristica vincente del relitto è che si dipende anche da solo, cioè nel momento in cui si fa una calata di relitti in questo modo, in quella zona lì non si lavora mai più nessuno. E quindi la fauna, la flora potranno riprodursi senza più essere disturbati. E ancora di più dico, dopo 3 anni di fermo, ci possono andare anche le persone con polentino attaccandosi alle bolle, a pescare, perché ci sarà una tale concentrazione di pesce che veramente il prelievo che possono fare queste persone è irrisorio rispetto a quella che è la produzione annuale di pesce su queste reti. Se c'è qualche altro intervento? Mi dava qualche notizia sulla Galeazzi che i ragazzi non conoscono, perché è stata un'azienda. Sentiamo intanto la domanda. Scusate. Si presenta anche così. Buongiorno, io sono il presidente dello Spezia Sud che è stato rinnovato il consiglio in questi giorni. Volevo precisare tramite Bartoli che
giustamente ha puntualizzato questa nostra iniziativa che era nata negli anni 75 e 76. Il nostro presidente allora era Roberto Galeazzi, quello che noi siamo la prima società non profit che è stata costituita alla Spezia nel 1968. E non è che abbiamo fatto grande pubblicità su queste cose, però sono questi argomenti che avete portato, sono i nostri, anche che abbiamo iniziato da pioniere, si può dire, certo, non siamo a livelli militari o di società che hanno fondamenti ben lontani, però la nostra società aveva seguito queste iniziative e con l'affondamento già delle macchine e altre iniziative che si erano costituite tramite l'aiuto esterno e iniziative sempre di Roberto Galeazzi, ci avevano portato a fare questo tipo di operazioni. L'avevamo seguite in quel momento, c'è stato le prime mareggiate che le aveva accumulate queste macchine. In seguito si sono praticamente insabbiate, ma nemmeno insabbiate, infangate, perché l'accumulo delle mareggiate le aveva. C'era stato nei primi anni una serie della fauna e la parte di pesci che si notava in aumento, ma vertiginoso. Abbiamo avuto poi i pescatori, i pescheretti, che non è che avevamo un buon rapporto, insomma. Però aveva dato questi limiti. In seguito poi dopo sono scomparse, si può dire, che giustamente come diceva sono sciolte. Ma poi anche la rete sul rito d'auto non si blocca, cioè la tira via addirittura. Ricordiamoci che in queste rete con le piantaggi hanno trasportato relitti di ben altre dimensioni, parlo di bombardieri, di aerei da guerra che sono stati trascinati per chilometri con le reti a traccia. Quindi se il relitto non è corposo, pesa diverse tonnellate e non è inamovibile, parte anche quello. Indubbiamente. Va bene, volevo precisare queste cose che diceva Vasco, che giustamente... Sì, ma infatti queste idee vengono da lontano. Sono nate, penso, da noi in Italia, penso di essere uno dei nostri prodotti, le veramente sviluppate in tutto il mondo, meno che in Italia. Ora siamo ultimi, però come sentiamo di non essere peggiori. Sì, il nostro presidente, tanto che parlava di Malta, essendo che lavora a Malta per parecchio, per lavori sui porti, ha avuto l'occasione di vedere questi affondamenti di queste navi. È stato lui che me lo diceva, ne parlavo prima, dicevo ma guarda che Malta, prima che lo esponessi, e lì è un continuo mettere navi proprio per questo. C'è un mare che è bellissimo per fare queste cose, ma dice ma la gente che affluisce è interessante, insomma, è lì la prima figura è questa. Perché anche la qualità dell'acqua, poi da solo migliorerà, perché tutta la fauna sensibile che si dispone sopra i relitti assorbe le sostanze che filtra, quindi anche le correnti poi del magra che girano, che sono quelle che rendono invisibile l'acqua sull'acqua, ad esempio, saranno deviate da questi relitti, quindi si creerà una situazione estremamente favorevole, che peraltro si dovrà poi magari lanciare anche l'idea di modificare il fondo della base legale, perché se mettessimo delle strutture di un certo tipo anche lì l'acqua cambierebbe da così a così. Cioè, bisogna realmente pensare ad un'evoluzione in quel senso, cioè siamo rimasti indietro di 30 anni rispetto a quello che fanno gli altri sono andati avanti e hanno portato a casa dei risultati. Indubbiamente poi i fondali, io penso che i danni che abbiamo avuto li abbiamo avuti in questi 30 anni, famosa draga che ha lasciato il fondo e ha creato dei grossi problemi ancora oggi. Ma il problema è che comunque il fondale qui è sta cambiando, in effetti è vero, però abbiamo passato questi 20 anni che era una palude di... Infatti per capire che questo bambino è un qualcuno che va in un'arma giocando con le pinte, non con la draga, ma gli arrivati sia la comunità dei fondali che una delle comunità storiche per la salutare che viene fatta e va in subacqueo in una mano a rivelare quello che è definito perché il subacqueo crede che levare quella cartezza o quella rete del cosa sia
sia evitabile. Ecco, direi che siamo arrivati alla conclusione e la parola finale, il discorso finale, sia le parole di casa, della provincia, visto che è un subacqueo, un subacqueo più poco qui davanti, con partiti, e quindi abbiamo convinto qualcuno, la provincia è convinta, avendo questi elementi, come appare agli occhi di un politico e di un subacqueo. Ma dunque, io vi ringrazio molto per il lavoro, perché non mi aspettavo stamattina una cosa di questo tipo, un progetto così strutturato, preciso, con già anche l'indicazione dei registri, con le quote e con tutto. Io devo dire, da parte mia, oggi l'ho detto all'introduzione, ma lo ribadisco, emozione e passione, perché comunque vedere queste foto, io spero che abbiano fatto a tutti lo stesso effetto, vedere le foto dei pesi, i suoi ritti, di questa vita che si può creare solamente affondando la barca, insomma, credo che sia una sensazione bella. Vi invito a provare a fare sott'acqua a tutti, a chi ne ha la possibilità, a chi ne ha voglia. Anche perché questa, lo diciamo i signori, ha una storia nella strega della subacquea. E è giusto rivendicare l'orgoglio della città, perché comunque se noi c'eravamo proprio pionieri in Italia, secondo me per impossessarsi di un valore è fondamentale. È una cosa che avevamo, cerchiamo di coltivarlo. Questo progetto va in questa direzione, quindi io dico emozioni, passione, orgoglio e prospettive. Possiamo, lavorandoci insieme, riuscire a trovare sia la voglia che il gruppo di lavoro, io spero anche le risorse. Poi ci sarà sempre quelli che io chiamo gli obiettori totali, che mi diranno no, perché non si possono trovare a fare male, perché si sentono per l'eolico, si sentono per il fotovoltaico, ogni volta che c'è un tentativo di migliorare un qualcosina, c'è sempre qualcuno che alza la mano dicendo non lo voglio. Sì, insomma, bisogna cercare di mediare l'aria nei consigli e trasmettere bene, come stamattina hanno fatto loro con noi, il messaggio. Il messaggio è positivo, il messaggio è una prospettiva, è un turismo che non abbiamo, perché dobbiamo cercare di avere, sono posti di lavoro più che per noi, per voi, perché sono realmente occasioni queste. Tutto sta adesso a noi, sia come ma anche come proponenti, nel cercare di disporre un progetto che sia per noi. Quindi trovare finanziamenti, trovare magari anche qualche privato che è disponibile a mettere qualcosa e cercare di costruire un progetto che sia portabile in mondo. Quindi vi ringrazio tutti, e soprattutto chi ha organizzato, ma anche chi ha fatto aspettare e chi ha vissuto questa esperienza. Grazie e buona giornata. Grazie a voi e speriamo di vedervi in altre occasioni, per quanto